E quindi Indiana Jones e il quadrante del destino è una degna conclusione per le avventure di Indy? Prima di continuare nella nostra video recensione e di approfondire quello che c'è da dire, io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella delle notifiche per non perdervi nessun nuovo contenuto della nostra produzione video e, se i nostri contenuti vi piacciono, di lasciarci un like e anche un commento qui sotto. Allora amici, partiamo da un presupposto. Indiana Jones e il quadrante del destino non è un brutto film. Il problema è che è un film insipido, mi viene da dire, con un po' di cattiveria quasi inutile, perché scivola via, non riesce, secondo me, a cogliere nel segno e non riesce a trasmettere il giusto messaggio sul finale delle avventure di Indiana Jones. È un film che, tra l'altro, nel suo primo atto, soprattutto nella prima mezz'ora 40 minuti, parte pure abbastanza bene, spinge sui pedali giusti, tocca le corde giuste e riesce anche a contrapporre la gloria del passato di Indiana Jones con la ormai famigerata sequenza ambientata negli anni 30 con un Harrison Ford incredibilmente, eccezionalmente ringiovanito con le tecniche digitali in una maniera veramente impressionante, e contrappone quella sequenza alla storia del presente in cui alla fine degli anni 60 abbiamo un Henry Jones ormai anziano, stanco, vecchio, ancora più burbero, che litiga con i vicini perché vuole avere silenzio, che non riesce più a farsi seguire e rispettare nelle aule universitarie, quelle stesse aule che pochi anni prima erano zeppe di ragazzi, di ragazze che lo guardavano con occhi sognanti, innamorati, tutti, come se lui fosse un dio greco. Invece adesso è anziano, è stanco, non ce la fa più, è goffo anche nel combattere, perché succede che Elena Shaw, ovvero il personaggio interpretato da Phoebe Waller-Bridge, sua figlioccia e figlia di un suo caro vecchio amico di avventure, si presenta alla sua porta per convincerlo ad aiutarla nella ricerca della seconda metà perduta del quadrante di Archimede, uno strumento grazie al quale il celebre inventore greco riusciva, tramite la matematica e gli algoritmi, a prevedere il futuro e addirittura a viaggiare nel tempo. Solo che sulle tracce di questo quadrante c'è anche un ex avversario di Indiana Jones, un sopravvissuto, diciamo così, della cellula nazista più fedele a Hitler, interpretato da Mads Mikkelsen, che è intenzionato a mettere le mani sul quadrante per controllare il mondo, anzi mi viene da dire il tempo. E come dicevo, tutto il primo atto di Indiana Jones e il quadrante del destino fondamentalmente funziona. Un po' perché James Mangold in questo primo atto, come dire, scimmiotta bonariamente, positivamente Spielberg con questa riproposizione di questa America patinata degli anni 60, con movimenti di macchina anche molto spielbergiani, insomma cerca un po' di seguire la lezione che il principale demiurgo, diciamo così, dei precedenti film su Indiana Jones aveva seminato negli anni. E poi perché con questa contrapposizione tra passato e presente, tra la gloria che fu e il tramonto che è oggi, Indiana Jones è una contrapposizione che funziona. E come sempre, nella prima ora di film, riesce anche a imbastire un'avventura divertente e leggera, nei toni di Indy. Poi, secondo me, il film si perde. Il film si perde innanzitutto perché è troppo lungo, dura 2 ore e mezza, è eccessivamente stirato, ci sono delle dilungaggini, è prolisso nei dialoghi, addirittura nelle scene d'azione. Ci sono sequenze action tra inseguimenti, scazzottate, risse e quant'altro, in cui gli stessi concetti, le stesse idee si ripetono anche più volte all'interno della stessa scena. Insomma, è un film che vuole anche vestirsi in qualche modo da grande epopea finale, ma che alla fine risulta privo di grandi idee, sia visive sia narrative. Ecco, il principale difetto di Indiana Jones e il quadrante del destino, ovviamente non farò spoiler grossi sulla trama del film né tantomeno sul finale, però questo concedetemi di dirlo, è che non porta a nulla. Imbastisce, costruisce un'avventura che per larga parte del film risulta, almeno a mio parere, poco appassionante, per una serie di motivi. I personaggi sono tutti abbastanza carismatici, merito ovviamente degli attori, su tutte, insomma, le performance di Phoebe Waller-Bridge, di Mads Mikkelsen e ovviamente di lui, sua maestà Harrison Ford, che è Indiana Jones e lo sarà sempre con ogni fibra del suo essere. Però sono anche personaggi poco approfonditi, sono personaggi privi di mordente. La Elena di Phoebe Waller-Bridge, ad esempio, è molto carismatica, ha una grande presenza scenica, ma c'è qualcosa che non funziona nel suo personaggio, probabilmente perché il passaggio di testimone da Indiana ad Elena non viene completato del tutto.
probabilmente volutamente, visto che il pubblico non ha mai apprezzato l'idea che Indiana Jones passasse il testimone ad un'altra persona. Lo stesso Mikkelsen è un antagonista, da un punto di vista della performance, perfetto, austero, com'è d'altronde nelle capacità attoriali di Mikkelsen, che è un interprete della Madonna. Ma il suo antagonista è a sua volta privo di mordente, non lascia il segno. Te lo dimentichi subito dopo aver visto il film. Ma soprattutto, quando finalmente la trama si apre, quando si arriva sul più bello, quando si arriva al nocciolo della questione e soprattutto quando si potrebbe e si dovrebbe consumare un po' quella riflessione sul mito che tramonta, sui rimpianti, su un protagonista, su un eroe che da immortale, invincibile, infallibile, diventa fallibile, imperfetto, sia per l'età che avanza, sia per gli errori, per gli sbagli che ha commesso negli anni. Ecco, quando quella dinamica, incluso anche il tema del viaggio nel tempo, che poteva diventare veramente una grande occasione per mettere alla prova Indiana Jones, per fargli vivere la storia, la sua storia e quella dell'umanità, il film finisce. Finisce anche in maniera brusca, con un taglio veramente repentino, a dimostrazione forse che le voci di corridoio sulla presenza di più finali nelle idee degli autori, finali che non avevano soddisfatto i primi test screening della pellicola, e che quindi questo film sia il risultato di una scrittura a più mani che in qualche modo ha cercato di trovare il finale che potesse piacere a tutti, il finale più facile, il finale più comodo, ma anche il finale, a mio parere, più insipido, più insignificante, più banale, allora forse è tutto vero. Insomma ragazzi, in definitiva, Indiana Jones e il quadrante del destino non è un disastro, non è un brutto film, a mio parere è un film sufficiente, ma a questo punto la sufficienza è giustificabile per un'ultima grande epopea, per l'ultimo grande viaggio di Henry Jones? Secondo me non del tutto. E quindi a una parte del pubblico, soprattutto ai fan più affezionati, più che alle storie, più che alle ambientazioni, più che alle trame o al senso di avventura, affezionati proprio a lui, all'Indiana Jones di Harrison Ford, che è sempre super in parte nonostante gli anni che passano, probabilmente questo film piacerà lo stesso. Credo però che fosse lecito aspettarsi qualcosa in più sotto tutti i fronti. E credo che sia anche lecito pensare che alla fine questo quinto e ultimo film sulle avventure di Indiana Jones sia anche una triste occasione sprecata. A questo punto, amici, la parola spetta a voi. Lasciateci un commento qui sotto. Se questo video vi è piaciuto, lasciateci anche un like. Scriveteci quando il film sarà arrivato nelle sale dal 28 giugno 2023 se a voi è piaciuto, se non vi è piaciuto e anche perché. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!